che sostituisce l'ICI, l'ho già detto, ma la sostituisce anche per la componente immobiliare, cioè l'IRPEF, incluse le addizionali comunali e regionali, dovuta per i redditi fondiari e per gli immobili non locati o non affittati. Cioè, cosa significa questo? Che chi ha una casa in Italia e la tiene affittata, prima dell'IMU, quello che incassava dall'affitto dell'appartamento, della casa affittata, si cumulava con il reddito da lavoro. In Italia non abbiamo la progressione, ma abbiamo quattro aliquote per la tassazione, no? Allora, cumulando le due cose, scattava l'aliquota superiore. Ecco perché molta gente poi i contratti cosiddetti affitti in nero, eccetera, eccetera. Con l'IMU non si cumulano più, quindi sostituisce anche l'IRPEF dagli immobili, perché si paga una cedolare secca, si paga una percentuale fissa al 20% su quello che tu introiti da affitto. La domanda che viene posta semplice: ma io ho ricevuto la casa, perché poi tutti abbiamo una casa oppure l'abbiamo ereditata o in qualche modo siamo proprietari. Se ho ricevuto la casa e i miei genitori tengono l'usufrutto su questa casa che mi hanno affidato, il titolare dell'usufrutto è quello che deve pagare l'IMU. Così come se si è ottenuta la casa in uso oppure in abitazione, in enfiteusi, che oggi è quasi scomparsa, o superficie, il diritto di superficie sugli stessi. L'ex coniuge affidatario della casa coniugale, anche qua è stata fatta questa precisazione ad aprile, perché il decreto Salva Italia, che era stato emanato a dicembre, effettivamente conteneva molte cose incomprensibili. Allora, per dire quando devo pagare l'IMU, devo prima stabilire qual è la base imponibile, cioè su che cosa pago l'IMU. Dopodiché vedo se ci sono delle detrazioni, se ci sono delle esenzioni e poi quale aliquota applico sulla base imponibile. La base imponibile è data prima di tutto dal valore dell'immobile iscritto in catasto. Quindi la prima cosa da fare è la visura catastale. Io ne ho un paio che ho stampato ieri proprio, sono cose semplicissime. Tramite un sito internet che si chiama www.riscotel, risco come riscuotere, riscotel.it, si mette dentro il comune, se si sa il numero del foglio, se si sa il numero della parcella dove sta la casa, ti viene fuori anche il valore catastale. Se è una A6, A7, A4, diciamo A4, va moltiplicato per 160, questo è il moltiplicatore. Prima era 100. Immobile ad uso collettivo, prima era 140, è rimasto 140 perché si tratta di edifici scolastici di utilità pubblica. Laboratori artigianali, stabilimenti balneari, prima era 100, ora è 140. Uffici e studi, prima era 50, ora è 80. Immobili, eccetera, prima era 50, ora è 60. Ce ne sono ancora di altri, questi sono i principali. Il governo qui anche ha fatto una modifica. Prima noi ragionavamo prima casa, seconda casa. Ora si ragiona solo abitazione principale e altri immobili. Cioè, le detrazioni, cioè 200 euro e poi la storia dei figli, vale solo per le abitazioni principali. Quindi è costituita da una sola unità immobiliare. Poi sicuramente anche tra di voi ci saranno quelli, ma noi abbiamo una casa, ma appartiene il 50% a mio fratello, 50% a mia sorella, o storie così, anche quella andremo a vedere così. È costituita quindi dall'abitazione di io cosa vi consiglio? Allora, se lo fate e siete sicuri che il comune, perché insomma ha fatto già il regolamento oppure già stabilito che pagate come seconda casa e non come abitazione principale, conviene fare il versamento del 50%. Certo, i tempi ormai sono anche un po' stretti. Si può fare tramite il CAF dei patronati, se ci sono, ora lui ha annunciato che qui c'è un patronato, lui può mandare i dati, ma lo potete fare anche voi attraverso collegandovi con il CAF, se non con uno dei patronati, oppure direttamente con questo www, che è molto semplice. Voi digitate su Google Riscotel,
proprio scritto come Riscotel, sulla colonna di sinistra viene calcolo IMU e vedrete che è stato fatto dai comuni, quindi trovate tutti i dati. La class action, è questo strumento che era stato introdotto nel governo 2006-2008 contro le decisioni dello Stato. Purtroppo non ho mai trovato 5-6 persone disponibili a seguirmi su questa strada. Quindi ora lei dice, prima era pagavo come prima casa, automaticamente ora dovrei pagare come prima come abitazione principale. Questo però ora dipende dal comune, perché è cambiato il sistema. In dicembre habe ich mir ein Apartment in Sanremo gekauft, aber mein Erstwohnsitz hier in Deutschland. Die Frage ist, muss ich die IMU bezahlen und wenn, nach welcher Gruppe? Also die IMU müssen Sie bezahlen und ich denke als Gruppe, also wie ein zweites Haus, also mit der Aliquota, mit dem Satz 7,6%. Weil das ist umgekehrt dasselbe, aber auch in jedem Fall wird also, wo haben Sie das Haus gekauft? In Sanremo. Wird also das Gemeinde Sanremo, da wird das entscheiden. Ora ultimamente, come ha fatto il signore che ha accennato, io ho una casa. Quando Berlusconi è andato al potere e ha fatto la seconda legge di questa casa, io ho una casa, un appartamento in affitto in Germania. Mi consiste quella casa che ho la seconda casa o la prima casa? L'ho detto, cioè è stata tolta l'ICI sulla prima abitazione, agli italiani all'estero era stata tolta parimenti, poi dopo è stata reintrodotta per quella interpretazione sbagliata. Quello che rimaneva era lo sconto del 103 euro che erano le 200.000 lire che nel 1994 erano state accordate. Denunciato un po' quello che è l'IMU. Lo ringrazierei con un applauso. Ringraziarvi tutti quanti. Preannunciarvi che dopo le ferie estive ci saranno altre tipo di manifestazione anche con l'onorevole, non solo su RIM ma anche su altre tematiche che vanno approfondite. Allora, l'italianità è giusta e la mantengo perché tutti sono orgogliosi i nostri figli di essere italiani. Guai se ti dico tu sei tedesco. No, è vero, sono italiani e si sentono tali. Però se l'Italia continua a fare queste leggi di è chiaro che questi si vendono tutto, altro che per noi è un grande sacrificio mantenere anche un pezzo di terra. E se devo anche pagare, scusi la nostra, se devo anche pagare, se devo anche pagarci, già su una terra improduttiva, perché l'ha comprato mio nonno con i sacrifici a partire da me, mi è arrivato a me attraverso mio padre, questo cosa, mio figlio lì, oh a papà, vai, cioè, vai lì in Calabria, in un paese così sperduto, mi avvisi a fare l'IMU, il formulario, l'ICI, ma che cavolo gli stiamo raccontando? Ecco che Salvatore ha ragione, fai la tassa, dice si paga 30 euro e questa la paga. Noi abbiamo qui un grosso problema, è l'informazione, i nostri figli abbandoneranno e noi saremo gli ultimi poi tali. Ma i nostri figli non prendono più neanche, neanche un po' di soldi. Esatto, il pericolo è che noi, le generazioni che vengono dopo si stanno allontanando o quantomeno sono messi in condizione di essere allontanati. Siamo visti come un peso, questo lo dettaglio onorevole, non abbiamo la lobby, questo è di fatto e praticamente i nostri figli qua già hanno la doppia cittadinanza, quelli che nascono dopo il 2002. Questo è il pericolo. E questi qua, che l'Italia se ne fregherà. Bravo.